Peppino, visto che sono riprese le mattinate, Visto. dove andiamo oggi? Aspetta, me lo faccio dire lì, aspetta. Dimmi, Peppi, dimmi. Che ha detto? Vieni con me, fidati. Andiamo. Grazie, Peppi, ciao. Siamo nelle immediate vicinanze della casa di Enrico Annecchino, che Con una N, con una. Annecchino. Allora, Enrico Annecchino, si scrive con una N, si pronuncia con due. Quindi Annecchino. Annecchino, come egli stesso Siamo dice. proprio nel cuore della materia d'un tempo, dei sassi, Dei diciamo Sassi, dei così. Sassi, e abbiamo Enrico che Sasso Caveoso. con il carnevale ha sempre avuto a che fare. Siamo nel Sasso Caveoso. Anche se sembra di stare in Messico per certi Sì, versi. sì, no. Io mo non lo no, so. ma, no, ma perché ormai è materia internazionale, turisti che vengono dappertutto. Mi ricorda. Per questa storia della Gabbia. È messicano? Sì, sì, nato, nato, nato. Mezzo cane. Come? Mezzo cane. Sì, quello è. Ma noi siamo persone serie. Allora, signore, la bavetta, ti sei messo. La bavetta, perché poi quando cade il sugo di spaghetti. Tanto è rossa, giustamente. E non sembra, non sembra. E se dovesse essere di un altro colore. Così che devi andare a prendere mo una di queste. Di questi pois. Di questi pois, sì, sì. Potrei fare la zebra a po'. Ma chi c'è stasera? Ma chi c'è? C'è la ragnatela folk da questa parte, ecco qui, Claudio Mola. Ci sono amici spontaneamente, si sono aggregati a noi, Sario Grassi da quella parte, da questa parte Rino Locantore e gli altri musicisti, Giovanni Di Serio, e poi c'è l'Oasi del Sorriso, eccola qui l'Oasi, ecco l'Oasi del Sorriso, che è bellissima e porta il suo entusiasmo. E poi insomma da questa parte Chiara, ecco, Roberta, il compleanno è finito, sì, un compleanno dura 6 giorni, quelli di Roberta. Vabbè, sono cose che si fanno, si fanno, si fanno. E allora andiamo a suonare a casa di Enrico Annecchino. Non c'è il citofono, c'è il campanello. Ci sarà un campanello. Adesso ci apra. Adesso vediamo quello che succede. Prima, sorpresa. Abbiamo un bel gancio, Qua è. Ferma, sì, questa qua è. Allora, preparate, è questa qui, Possiamo bussare allora, mi sembra di sì. Ci siamo, Claudio? Bussa. Shhh, aspetta, aspetta, aspetta. La fisa è armonica? Sì, sì. Io lo sapevo. Bussato in un modo. In un modo. Levatevi. Vediamo, apriranno. Vedremo una sagoma affacciarsi. Prima di cantare si cerca la licenza, senza licenza non si può cantare, senza licenza non si può cantare. Come com'è la Antoniella me, a se seconda lo paese me, e so che canta da tu. Buonasera. Alla tagliola, e manca fede a nessuna alla tagliola, come con
piace dare chi ne fa la picchiolata a me. Piace dare chi ne fa la picchiolata a me. Come com'è la Antoniella me, ma senza che la tuo paese me. O che inventore chiava fine fine, o che inventore chiava fine fine. Gatti di padrona, la picchia la farina. Gatti di padrona, la picchia la farina. Come com'è la Antoniella me, ma senza che la tuo paese me. Facciamo un applauso ai padroni di casa! Allora, insomma, io non vi nascondo l'emozione perché con Enrico noi siamo contenti, felici di essere qui stasera. Contento e sorpreso. Cioè, quindi la sorpresa è riuscita perfettamente. No, diceva lui che non sto seguendo queste mattinate perché la televisione la vedo poco. E poi mia figlia dice faremo una cena con gli amici. Vediamo un pochettino, pigliamo qualche cosa. Ho pigliato un bordello di roba. All'ultimo poi stasera dice fammi una cortesia, vai a pigliare un po' delle focacce dal forno che le ho ordinate. 7 focacce. E ci sto mangiando. Capito adesso che le deve mangiare le focacce? Non sono contento, no? Quindi poi ho bussato la porta, poi ho intervistato lui. Ho capito tutto. La sa come è riconoscibilissimo. La sa come in quanto tale va essere riconosciuta. E allora Enrico, io volevo... Mi ha fatto ricordare i bei tempi delle mattinate che al Cardinal di Matera. E tra l'altro io ricordo che le prime mattinate fatte qui a Matera, non a Matera, a Timbari, furono fatte nel 1976. Perché organizzavo la festa a Timbari di San Salvatore e quindi ci trovavamo in difficoltà per raccogliere i fondi per fare questa piccola festicciola. E all'epoca a Timbari c'erano un sacco di case affittate che la gente andava a villeggiare, villeggiante di Timbari, tu immagini, adesso è decaduto un po'. Allora esisteva il complesso Folco Guagnina. Andiamo a trovarla qui, senti, stasera venite a Timbari, che faremo le mattinate? Ci faremo tutto il giro delle case. Ma ciao, andiamo. Allora, con questo gruppo di vecchietti molto bravi, ci facciamo tutte le casette di Timbari. Incominciamo la sera e finiamo la mattina alle 7:30. 12 ore. Tu immagini che i parenti di questi vecchietti vengono a Timbari all'alba perché vedevano che i propri genitori non si tiravano. Ma quello è successo qualche cosa. Invece no, c'era festa, c'era pacezza. E poi questo, come io penso anche loro, più bevevano e più suonavano. Sì. È una cosa incredibile. Allora c'è una cosa che loro... No, voglio dire un'altra cosa simpatica, certo. Guagnini, no? Sì. Che è un complesso che ha girato molto l'Italia all'estero, no? Mi trovavano ad Amburgo, dopo tanti anni. Ci noi vorremmo, questo gruppo folk per l'Oktoberfest, perché ci hanno detto che è venuto qui e ha fatto furore. Io dissi a quello, diceva, il gruppo, sono morti. Come sono morti? Un incidente stradale. No, sono morti tutti di morte naturale. Di vecchiaia. Perché erano già anziani. Quello convinto, sì. Ma poi Peppino poi era uno dei Guagnini, no? Sì, Peppino Persi era uno... Cioè, l'ultimo che ha portato avanti il discorso, diciamo, il più giovane rispetto agli altri, perché 80 anni, 75 anni. Ricordi un po' di nomi di Guagnini, diciamo di un Peppino Persia giovanissimo? Sì, Ceppone, c'era Stefano, Giovanni Stefano, Spedito col trombone.
Spedite lo teniamo pure noi. Pure noi ci abbiamo Spedite e Spedite Pozzuoli, sì, che è quel ragazzo che cantava prima. C'è sempre uno Spedito. C'è uno Spedito, che poi a Matteo si dice Spedite, cioè non è Spedito, sì, ma Spedito. Sì, ma lui forse è Spedito perché era lento, no? Sì, Ninetta, buonasera la signora. No, dobbiamo conoscerla la signora, per forza. Ninetta è timida. Però io con Enrico vorrei in qualche modo, noi fino ad oggi non l'abbiamo fatto perché non avevamo noi, come dire, la titolarità per farlo, un ricordo in qualche modo di Peppino Persia, che poi è un po' quello che ha animato questa nostra avventura, diciamo così. Noi, Enrico, ci siamo indegnamente sostituiti un po' a lui, come... Ma voi avete fatto una grande cosa, a me mi ha commosso vedere questo gruppo suonare, perché mi ha fatto fare un salto nel passato, e oltre al fatto che li ritengo molto bravi, quindi sono molto contento di questo. Ma loro poi studiano la tradizione, la approfondiscono, sì, 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 e non improvvisano, no, in ma questo. Poi la cosa più strana, quando ho fatto questo gruppo folk guagnino, è venuto fuori in un modo molto strano. Negli anni 70 mi è venuto in mente di fare una ricerca dei canti popolari materani, perché nessuno più ne parlava, erano spariti questi canti. E sono andato a questi vecchi e loro mi hanno dato i testi, le cose, e ho fatto una bella raccolta. Poi mi venne in mente, dice, ma perché non faccio un gruppo di giovani con gli stessi strumenti? Così. Chiedeva ai giovani, quella ragazza del conservatorio, l'altro, diceva, ma perché dobbiamo fare queste cretinate qua, così, eccola. Ma io però ero convinto di mettere su qualche cosa. Allora che ho fatto? Ho preso questi vecchi, sono riuscito ad amalgamarli, organizzando cene e cenette, perché sai, gli anziani tra di loro c'è sempre un buon attrito di mentalità. Fino al punto che questi qua si sono messi, anzi, organizzano una festa e suonano alla grande. Dice, ma perché non facciamo un complesso? Sì, forse ha ragione, ma fa. Vabbè, allora, convinti, dice, beh, come lo chiameremo questo gruppo? E penso che non pensa, dice, vabbè, questi sono guagnini di una volta. Certo. Per questo è nato il gruppo guagnini. E quell'anno, siccome facevo il direttore artistico, per molti anni ho fatto il direttore artistico del Lullio Materano, ho fatto fare la prima esibizione a Piazza Edile, venne ospite a Matera una cantante folk, Anna Lodo della Sardegna. Quella sera stava a Matera in Piazza del Sedile circa 5.000 persone a sentire i vecchi. Addirittura? 5.000 persone. Un successo strepitoso. Così, perché poi si spassa la voce che questi canti erano tornati un po' alla memoria, e quindi la gente è venuta moltissimo a vederlo. Ed è stata una cosa veramente molto bella e molto interessante. E poi da allora sono partiti. Io volevo fare proprio un passaggio fra i vari carnevali, no? Che ci sono stati a Matera con le organizzazioni, diciamo, più recenti, che ormai risalgono a 20 anni or sono, la più recente risale a 20 anni or sono. E tu sei sempre stato un protagonista di ogni edizione sempre del carnevale. Anche l'amico nostro. Il nostro presidente Angelo Tosto. Bene. Ebbene. Io volevo che tu ci raccontassi un episodio legato al carnevale e magari, perché no, anche ad Angelo Tosto, perché no? Se ti viene in mente una cosa fra le varie vissute, insomma, ne abbiamo più volte, come dire, assieme parlato. No, la cosa più simpatica raccontato. È questa, perché innanzitutto il fatto di trasformare il carnevale non coi carri, ma fatto nei sassi tipo quello di Venezia. E perché fare i carri quando ci stanno già Putignano, altri paesi fanno delle cose potenti, già organizzate, fare noi questi carretti così era poco edificante. Allora si pensa di fare il carnevale nei sassi Matera, nelle varie piazzette con i vari gruppi, e quindi questa cosa ha funzionato benissimo. Ma la cosa più strana era questo fatto dei fuochi pirotecnici, cioè gli angeli sono un po' fissati questi fuochi. E allora lì sì, esiste un bravo fuochista che era umbro, e come si chiamava non mi ricordo più in questo momento, che era una cosa micidiale. Allora lo disse Angelo, su parti immediatamente tramite internet e cose, prendiamo questo gruppo, questo fuochista. Questo fuochista si pigliava 1.000.000 al minuto. Fuochista d'oro. Che quante volte ti ho detto abbiamo sbagliato non mestiere. Era un fuochista, era un gioielliere. Si vediamo, 1.000.000 al minuto. Quando venne a Matera questo per fare i fuochi pirotecnici, venne con 5 camion, sembra che doveva fare la guerra.
quando andammo in questo, mi mandano a chiamare quella questura perché è responsabile, fuoco. Ma questa, tutta questa dinamite, come la portano? Dove la portano? Andiamo a vedere, andiamo sulle mucce, 5 capi, sembra la guerra. Nucleo artificiale. Questa io non la sapevo. Lo chiede al amico nostro, ad Angelo. Di corsa sopra la moglie, il polizia, cose, tutto in regola tra l'altro, no? E vabbè, accordato tutti, fece i fuochi. Non volendo, quel giorno, un'acquazzone. Questo fece dei fuochi pirotecnici spettacolare sotto l'acqua, non ha fatto un colpo di lecca. Sì, era. Su quattro postazioni. Un milione al minuto ben pagati. Ben pagati. Quello era attrezzato anche per che la poi questo poveretto è morto in un incidente di lavoro, è scalzato la fabbrica in aria. Grazie. Beh, Si chiama il Perugino. Ah, il Perugino. Il Perugino. Senti Enrico, e invece un aneddoto sul Peppino Persia. Uno che ti ricordi, oppure no, un racconto suo, un suo profilo. No, è una persona tranquillissima, un grande amico, sempre disponibile, non ci sono motivi, molto positivo, capito? Come altro, per esempio, Espedito col trombone, no? Il quale gli buttava nel trombone, andavamo a suonare nelle feste, no? Allora si metteva il trombone a terra, e le persone gli buttavano le banane dentro al trombone, la frutta, le cose, e allora lui la svuotava per terra, e poi la cosa peggiore che faceva, che toglieva, non so come si chiama il coso del trombone, dove si fermava la saliva, e lo svuotava così, per terra, la manda tutti quanti. Una cosa schifosa, no? E qua tranquillo, non si fregava niente. Spedito, proprio tranquillo. Invece Peppino era uno accomodante, no? No, Peppino, una vista persona sempre instancabile, sempre disponibile. Aneddoti proprio, questo è l'aneddoto, è una persona perfetta. La grande lavoratore. Si sacrificava per tutti e per tutto. Io ricordo con molto affetto, lo ricordo. Nuova piatta senza lete, io te racco ben battuta, setta forna da pena, tre becche rarrestute, cinque piatta da mascarone, guardisce l'anna tenne, tre palunche mi volante, sono tutte lunga penne, non faranno rinche tanto, dalla vita per calombe, non vorrei volare. Dalla vita per calombe, non vorrei volare. Dalla vita per Raffaella, il gancio perfetto, abbiamo detto già. Tuo padre non si aspettava assolutamente una cosa del genere. Non avrebbe mai potuto, perché ha organizzato tutto come sempre. Papà, una cena di carnevale con le amiche, lui come sempre ha detto sì, e poi c'è stata questa bellissima sorpresa, anzi vi ringrazio.
perché non lo dimenticherà mai nessuno, io soprattutto, ma il mio papà è il papà di tutti gli eventi nella città di Matera. Lo abbiamo ascoltato e ci ha raccontato dei fatti che sono ovviamente preziosissimi per la memoria storica che rappresenta. Noi quest'anno abbiamo un sottotitolo particolare, che è quello di questo 2017, quest'anno più sfigato del secolo, più fortunato del secolo. Tu sei superstiziosa? Allora, senti, guarda, credimi, non sono superstiziosa, però dal momento in cui il 2016, anno bisestile, è stato talmente brutto sotto tanti punti di vista, sono certa che questo 2017, per tutti quelli che hanno vissuto un brutto 2016, sarà un anno meraviglioso. E beh, noi stiamo facendo in qualche modo gli scongiuri perché possa e essere... E tu te lo meriti, e io me lo merito. Grazie. Sono un pollo perfetto. Con queste mattinate, con queste cupa cupa, insomma, a Matera è sempre festa. E c'è anche una canzone che ce lo ricorda, Claudio. Sì, una canzone, chi è festa a Matera, chiaramente. E parla, una canzone scritta, ci tengo a sottolineare questa cosa, scritta e arrangiata dal maestro, grande maestro Mario Massari, che salutiamo. Quindi parla delle giornate di festa a Matera, quindi uno si vestiva bene, le ragazze si indallattavano, insomma, si ingebriavano per la scusa, per andare a trovare la fidanzata alla Fontanina, dove insomma si davano sempre gli appuntamenti. Quindi parla delle feste a Matera e c'era questa allegria nelle case di Matera e nelle piazze, chiaramente. Un bel brano goliardico che ve la facciamo ascoltare dalle ragazze direttamente dell'Oasi del Sorriso, perché a cui piace tantissimo questa canzone, quindi è una richiesta e la facciamo ben volentieri con l'aiuto del maestro Giovanni Martinelli. E allora non ci resta che ascoltarla. Festa a Matera, festa a Matera. Questa è una mappe, a tutta tre belle, per reto guagnini, guagnetti, cantetti a ballo, di questa tarante. Oh, so se è un paramete, ma da rese l'ona niente, c'è un terese. La vete sotto palchene, un mandolone, se per topo serenete. Guagnetta, tutta matete, alla fontena, non c'è più, e a cosa potete. Dove sei? Che si torna la schese, e la conosco tra io, per l'amore che c'è. L'arte del pomodoro, quanto malino di pene, per fare le sacchetti, io gli ho fatto talon cappagnetti. Arriste tu mi c'era, un marino un torrezzo, car la madre di una vede, la vede candida, è stata randella. Oh, so se è un paravese, un matarese, l'on agnetti, io ti terese. La vede sotto un balcone, un mandolone, se per tom serenete. Guagnetta, tutta matete, alla fontena, non c'è giù, e sposo potete. Dove te, che sono la schise, per la cosa tra io, per l'amore che c'è. Oh, so se è un paravese, un matarese, l'on agnetti, c'è un terese. La vede sotto un balcone, un mandolone, per tutto serenete. Guagnetta, tutta merete, alla fontena, non c'è giù, e a sposo potete. Dove sei, che sono la schese, la contra io. Come ogni cupa cupa e mattinate si rispetti, arriva il momento del brindi. Brindi, sì. Brindi. E qui, come dire, le danze le apre direttamente Raffaella, in qualità di gancio, padrone di casa, cioè insomma, chi più ne ha più ne metta. Pollo stasera. Pollo. Allora, pollo. Chiederei il coinvolgimento di questa bellissima platea un... Oh. Ma è un'animatrice. Questo vino è bello e fino. Oh. Brindiamo tutti. Oh. Enrico Alecchino.
da Anechino a Rino. Allora, il brindisi che avevo pensato, naturalmente il suo cognome è proprio... No, fa benissimo con vino, fa benissimo, arrivo con vino, quindi eviterei anche perché l'hai fatto tu. Ne facciamo un altro invece. Sono pronta all'applauso. Aspetta, voglio fare un brindisi quando nessuno se l'aspetta, perché voglio fare un brindisi anche alla signora Ninetta. Scusami, un inserimento, però, un inserimento così. Ma lo fa veloce. Calcio d'angolo. Sei un grande. Allora, ho girato l'Italia e la Spagna. Sono stato anche alla Germania. Ogni volta che mi trovavo in una qualsiasi comunità, in un qualsiasi gruppo, veniva sempre fuori un capo. Allora sono scappato via dicendo: l'unico capo a cui mi inchino, brindis fals ad Anechino. Santa madre di Dio, peccatore ci non. Tu sai che sono povero vecchiare e non mi occhio più qua. Vittoria, ho figliato la madenna. Ho fatto bambini di risse e bionga. La veste della bamboccia, la madonna lo piace a Giovanni Battista e a cura che avesse la mano a crusta vecchia Angione, la mamma vera Ron. La regina è tutta risa quando vedo paraviso. Il paraviso è chino d'oro quando vedo un salvato. Un salvatore si inginocchia quando vede l'annunziata. L'annunziata si è messo in mondo. Padre, figlio, spirito santo, brindisi forza a tutto quanto. Olè! Grazie Sabrina. L'ha imparato in mano. Basta poco, un po' di pane, un po' di focaccia, un po' di salsiccia, un po' di formaggio, della carne, ma soprattutto la gente giusta. E così la serata diventa bella. Brindisi faccio a Raffaella! Sto facendo progressi. Ci stiamo affinando. Se invece la serata diventa bello, diciamo... Bello? Ci prendiamo l'ombrello, piove. Volevo fare il brindisi a Petraghello. Se in questa serata non mi sono sentita sola, e questa serata è favolosa, e anche grazie alla famiglia Filazzola. Tutti a casa, noi vogliamo ritornare. Questa vita è la vita, non possiamo, non si può più sopportare. E la mamma che ci chiama, è una bimba che ci brava. Tutti insieme, oltre mare, corriamo al casolare. Noi in Algeria, terra del ci vediamo lunedì. Peppino, com'è andata? Che ci divertiamo, non è che speriamo, no, insomma, sempre bene. Con rispetto. È andata bene. Sì. Non è di più che siamo giovani, non è che... Siamo. Oddio. Siamo io e Petragallo. Ma sì, tu, siamo io. Cioè, i capelli bianchi. Siamo tu e Petragallo, siamo giovani. Beh, ce ne andiamo. Ci vediamo domani, mattina di domani. Grazie Peppino. Ciao.